Non la faccio lunga. Intanto il primo è grazie a Don Paolo, che ha voluto, come dire, ma scelto. E scelto dopo 9 bellissime figure e persone che hanno reso bella la nostra Gambolò. E questo è il primo grazie. Ma gliene devo un secondo più speciale. Guardate, nella mia vita, 76 anni ormai sono compiuti, di guai ne ho avuti parecchi, ma ho ricevuto anche tante riconoscenze, ma tante tante. Ma dalla mia comunità, questa è la prima. Quindi adesso mi deriva ancora un impegno in più, che è quello di continuare con mitezza, cioè stando tranquillo a casa mia, quello che ho fatto da tanto tempo, a continuare a cercare le meraviglie di Gambolò, perché le meraviglie di Gambolò ce ne sono ancora tante, non le abbiamo scoperte tutte. L'ultimo articolo raccontava la bellezza di quello che noi abbiamo alle spalle, che Don Paolo è dato a tirar fuori dagli arcani, come dico io, e ne ha fatto un gioiello che è tra i più belli di tutta, credo, la Lomellina, ma potrei andare anche oltre se volete. E continuerò in questo piccolo spazio che mi è rimasto, accogliendo sempre volentieri a casa mia tutti quelli che di volta in volta vengono a raccontarmi qualcosa, anche i ragazzi della Piazza Gambolò. Piazza Bella. Grazie, grazie a tutti, grazie al signor Sindaco, grazie all'amministrazione comunale. E che sia veramente un bel San Getulio fino a dopodomani, e poi per tutto l'anno sempre. Perché San Getulio è venuto a Gambolò nel 1672 e si è trovato così bene che non è più andato via. E quindi teniamocelo d'accordo. Buona giornata. Grazie.